Ciao bro. Che belle mani che hai. Disidratate. Quindi... Vedo la luce. Mamma forse mia. Dovrebbe fare il colè. Ho detto di venire a piedi. No, fratello, facciamo pure il giro per andare a prendere lui alla fine. Vai, tanto non ti toppano queste cazzo. Si professa sempre di essere quello salutarista, non fa mai. Non vede mai l'ascensore verso i miei scalini. Che la nostra età. E cammina dalla casa prima di andare su cazzo. Cazzo, c'è arrivo questa secchezza delle fauci costanti. Questo mi sembra. Infatti mi ha dovuto 50 grammi. 50 grammi regalati. Che bestemmiato tra poco. Mario, mancano 50 grammi. Mannaggia Luca Fè. Mancano 50 grammi. Faceva pure colonna. Guarda, quello mi ha cacciato l'ultima stilla proprio di energia. Due coglioni mi sono toccati dentro, l'ho visto. Dottore. Grande André. Un verte rigrassato e si insegna a combatterlo. Questo cretino. Ma che cretino. 73-1. Direi quasi perfetto. God give me everything. Inshallah, brother. 73, eh? Penso 72,5. 72,5, non fa vedere. Vale. Il peso purtroppo è 72,5. E proprio non vogliono traloccare la bilancia, gli avevo già proposto. Tutti ragazzi, su. Meno stress e più spettacolo domani, vieni. Non è servito. Ok, brother. Questa tenerla V. Mamma mia. Cos'è che ti ha detto? Che sei in sovrappeso, cos'è che ti ha detto? Ho detto sei solo, allora, aspetta, non riesco a replicare quell'accento di merda. Sei solo un verte sovrappeso. Ti faccio vedere io, pesi meno di vero. E pre-cut era la metà di me, penso post-cut. Ah Gesù, Gesù, give me everything. È un mix culturale di me. Nella tua testa. Che bello. Cos'è che fai adesso? Adesso mi faccio un po' di riscaldamento, un po' di vuoto blando, dopodiché per accelerare la sudorazione mi faccio un po' di fatto con Giorgione, ma proprio roba blanda, 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 proprio giusto per sudare, anche perché davvero manca 600 grammi. Quindi troppo, troppo blanda, no, perché sennò non sudo e ci metto lo stesso tempo che ci metto per perdere 18 di chili. Però un paio di accelerazioni e poi più che altro poi finisco di sudare coperto con l'asciugamano nel mio angolino del peccato solito. La punizione. Come un bambino punito. Come un bambino punito all'asilo dalle suore. I pugni. La parte almeno pericolosa di questo sport e questa è la lotta di cazzo, che io sono ancora un fortunello perché sto giro solo mezzo chilo, proprio champagne. Il brutto sono quelli che tagliano per davvero. Certo, subito. What the fuck. Ah.
L'alternativa è diventare come Joe, non tagliare mai. No, Joe, comunque, anzi... È la strada. Qualunque cosa... Di 120 la prossima futura. Qualunque cosa accada, non tagliare mai, Joe. Beh, tu Joe non tagliavi, no? No, no. Anzi, era meglio aumentare a giorni prima. Voglio io se avessi avuto il 1,80 pieno. Già, no, facevo non tagliavo. Massimo. Che cazzo tagliavo? Quando anche nei massimi non mi prendo. È vero, cazzo. Anzi, soprattutto nei massimi non mi prendo. Perché non posso sbagliare. Il mio margine di errore diminuisce con il salire delle categorie. È inversamente proporzionale. Poi nella bio vi lascio cosa vuol dire inversamente proporzionale. No, una preparazione direi ottimale. Mi è piaciuta come l'ha gestita, mi è piaciuta anche gli effetti di questa preparazione fino all'ultimo. Sono molto ottimista, devo dire la verità. Ho visto un bel Dario molto focalizzato su quelle che sono le traiettorie e le dinamiche che avevamo stabilito già in precedenza. Questo mi dà molta fiducia sull'esito finale di questo incontro, così pubblicizzato, così enfatizzato giustamente. Per quanto riguarda l'avversario, ritengo che ancora sia un ottimo pugile. Non si arriva al titolo italiano dei pesi medi in Italia, chapeau al pugile triestino. Ciò non toglie che si troverà di fronte il miglior Dario di sempre, di conseguenza sono ottimista per il mio ragazzo, un po' meno per il buon Chiancone, che si dovrà affidare alla buona sorte, ma la buona sorte si dovrà sempre piegare a quella che è la classe e la buona box di cui Dario è padrone assoluto. Con questo voglio sicuramente fare un plauso all'organizzazione, perché è un'organizzazione veramente a cui non ero abituato, né io e penso gran parte del pubblico e degli addetti ai lavori italiani. Quindi Edoardo Germano secondo me ha fatto un ottimo lavoro e sta facendo un ottimo lavoro e farà un ottimo lavoro. Voglio sperare che in questo suo progetto ci saranno da protagonisti sempre i miei ragazzi, perché non dimentichiamo che oltre a Dario c'è l'irlandese Vinny Lizzi e il grande mumma Roberto Lizzi, nonché cugini di Dario. Un po' di figa qui? Ah, non posso! Sì, la figa effettivamente è fondamentale per il nostro team. E spero... Per la grandezza che mi aspetta domani sera. Farei più fatica ancora che riesco a fare. Per quello che mi aspetta, frega un cazzo. Certo, un po' di figa qui. Ah no! Momento, il padre lo si stava. Dario è senza carboidrati con i tormentoni del web. Cioè, tu hai capito? Melter ingrassato, ma chiamato. Chiro per la donna. Cazzo, è Loredana deciso con l'alopecia. È praticamente un connubio tra Loredana deciso, la moglie di Will Smith, adesso con l'alopecia, senza parrucca. E mi viene a chiamare a me. Melter ingrassato. Ma c'è chi da beef. Non mi spoglio. E devo togliere pure le mutande. Censuro per i più deboli. Devo cacciare veramente le mutande. Madonna! Champagne! 72 kW! Che magrezza! Vai. Poi tra l'altro mo
aria condizionata a 1000 perché non termoregolo più per nulla, perché non sudo, fa un caldo porco ma non sudo, quindi praticamente sto diventando incandescente, ma non termoregolo, c'ho il termostato del corpo rotto. Poi appena reintegrerò berrò come un maledetto e automaticamente inizio di nuovo a sudare come le persone normali e stempero tipo lama nell'acqua dopo che il fabbro ha battuto. Poi tra l'altro comunque già sto pensando al prossimo match, Joe. Ieri è uscita dalla locandina che combatte Piccinillo, il tedesco col nome italiano, della mia categoria che c'ha il titolo Intercontinental IBF. Combatte la stessa sera. È uscita dalla locandina ieri mentre ero in piena crisi da zero carbo e poca acqua. E subito sotto ho dovuto iniziare la lunga opera di trash talk per attirare l'attenzione. Gli faccio sotto il posto: Thomas, facciamo che il 13 vinciamo tutte e due e poi mi viene a trovare a novembre all'Allianz. Porta pure la cintura che il rosso mi sta bene sui fianchi. Però quel maledetto ancora non mi ha risposto. Maldito. Ma che bello. Beh ragazzo. Ma no, quanto sei bello. Un sacco di bad intention verso lui. Che c'è un titolazzo, quindi mo archivo la pratica chiancone. E già sono rivolto al buon Piccinillo che mi serve. Sarebbe un bel mecettino perché pure lui è un bel picchiatore. Quindi si balla pure con lui, sperando che accetti. E sperando che si fa in Italia, che a me a Germania non è che mi faccia impazzire più di tanto. C'hanno i giudici con un occhio solo, non vedono mai delle bene come stanno le cose. Italiano per il campionato del Mediterraneo WBC categoria pesi medi, al peso da Trieste, Luca Chiancone. Undici incontri da professionista, 9 vittorie per lui, già campione d'Italia categoria pesi medi, Luca Chiancone. Dalla Rui Box per la scuderia delle Fave, Luca Chiancone. Il suo avversario da Bergamo, già campione d'Italia e già campione WBO Global, è il campione del Mediterraneo in carica, divisione pesi medi, Dario Spartan Morello. Da professionista, 22 vittorie per Dario Morello. Per Dario Spartan Morello. Ed ora il face to face più atteso, dopo le dichiarazioni, dopo la conferenza stampa domani sera.
Domani sera parlerà il ring. Il ring dell'Alliance Cloud, il ring della quinta edizione di Da The Art of Fighting. Luca Fiancone, Dario Morello, questo è il nostro main event. Oh, che prima ci pensiamo, Nico Pavesi ci chiede per le foto, no? Dice no dai facciamo, vi devo chiedere l'ultima foto, ma non è che vi menate, state vicini così con là. Allora io mi avvicino e dico no guarda, dopo tutto sto tempo a fare promozione, non ho più voglia di fare le finte imbruttite. Oh, che Ruscemo mi guarda veramente e mi fa... Non lo vedo, è uno scherzo, eh. Cioè, no, io saglio più ti con una barzelletta, un cretino. Guarda, non è simpatico, non ha attitudine. Non mi piace proprio.